Mi è successa una cosa ieri mentre facevo le mie faccende quotidiane. Mentre giocavo con mio cugino, ho avuto un terribile ricordo della mia infanzia, che lui è ancora bambino, però mi ricorda molto me stesso quando ero piccolo. Ho capito come gli altri vedevano me quando ero piccolo, o cosa potevano vedere di me quando ero piccolo. Se non mi avessero sgridato, non mi avessero detto mai di no, provare uno sport, terrorizzarmi psicologicamente per non fidarmi degli estranei, la mia vita poteva finire in moltissimi modi. Potevo essere rapito da un signore che mi offriva una caramella, potevo morire mentre cercavo di tuffarmi in piscina senza saper nuotare, o potevo essere un grasso pigrone di merda che non si muove al di fuori del perimetro di casa sua, senza comprendere il bagno e la doccia. O peggio ancora, un moderatore Reddit di server furry. Dunque, primo ricordo della mia infanzia e i miei genitori. Io da bambino ero questo bambino coglione che faceva due cose nella sua vita. Anzi, tre cose. Mangiava, parlava troppo e giocava ai videogiochi. Dunque, la mia prima esperienza con i videogiochi è stata con la Nintendo 2DS. Ricordo solo che dai 4 ai 7 anni non smettevo di giocare a Mario Bros. E ai 200 più giochi che mio padre mi aveva craccato in una memoria SD del 2000 vecchia 10 anni trovata sotto il divano, grigia in sapore, senza nient'altro di speciale. Dentro sta schedina c'erano giochi memorabili che io mi ricordo ancora come se fosse ieri. E alcuni esempi: Elf Bowling, un gioco in cui eri Satana. Ah no, ma che cazzo ho scritto qua? Dentro c'erano giochi memorabili come Elf Bowling, in cui eri Santa, che deve giocare a bowling, ma al posto dei birilli ci sono i suoi cari amici elfi. Ben 10, la mazza ne... La mazza alieni e altri simili. Siccome erano piratati, molti avevano modifiche, cose diverse, tipo al posto di un orologio Ben 10 usava un walkie-talkie. Robe così, ma alla fine la sostanza dei giochi era sempre quella. Durante quest'epoca avevo anche altre console memorabili, tipo la Wii, con il mitico Wii Sports, che da dire era l'unico gioco originale che avevamo. E non perché mio padre avesse voluto contribuire alla tecnologia o volesse far del bene, ma bensì perché veniva default con la console. Nella Wii c'erano anche Mario Party craccato, craccato nello stile solo un CD bianco con scritto con pennarello Mario de Fiesta Ocho, e un'altra memoria, non interna ma penso esterna o forse anche interna, non lo so, però anche quella memoria 200 più giochi, ovviamente legali. I ricordi più memorabili con questa console però sono direttamente legati a un solo gioco, Resident Evil 4. E cazzo, questo gioco sulla Wii è un'opera maestra. Innanzitutto non ero io a giocarlo, ma mio padre, io avevo tipo 4 anni. E ricordo solo che il gioco mi piaceva molto, perché potevi sparare con il controller come se fosse un'arma vera. Cioè, se tu eri a casa mia in quei momenti, vedevi un adulto giocando con la Wii, usando i telecomandi come se fossero un VR senza casco, in pratica, mentre un bambino non identificato lo guarda con la faccia di uno che si è appena cagato addosso. E dico uno che si è cagato addosso perché letteralmente mi cagavo addosso da quanto mi faceva paura quel gioco. Oltre alla giocabilità, che mi sembrava provenire da Blade Runner 2049, guardare il gioco per me era come essere da soli in casa la sera e dover spegnere tutte le luci che ci sono per poi correre verso la tua stanza nell'oscurità pregando che i demoni non riescano a prenderti. Ecco, la mia paura era quella, ma perenne. Ricordo in particolare, cioè, oltre a molti ricordi, in particolare una scena in cui Leon, il protagonista, cade in un abisso, no? E si ritrova a dover scappare da un mostro che lo insegue, come se fosse qua Wolverine, cieco. Per scappare bisogna fare molte cose, però mi ricordo che mio padre non riusciva a superare la parte. E per me da bambino era come essere nell'inferno, a dover soffrire una pena in eterno. Ogni volta mio padre ripeteva le stesse cose e moriva sempre alla fine. E quando succedeva, i miei occhi non riuscivano a processare quello che compariva nella TV. Ora che ci penso, non so neanche perché mio padre mi facesse guardare queste cose. Oltre a questa esperienza, però, i videogiochi hanno sempre trovato modo di divertirmi e legare a molte persone. Ultima cosa che ricordo della mia infanzia è YouTube. E non dico il YouTube di ora, pieno di sabbie mobili del tempo con i nuovi YouTube Shorts, che ormai tutti, compreso Filiberto e il suo cane, consumano, ma il YouTube OG, nello specifico quello hispanohablante. Vedete, io non sono cresciuto in Italia, ma in Latino America. Sangue della Latino America!
e consumavo YouTube ispano. Sono cresciuto guardando Rubius, Fernanfloo e altri. Io volevo però focalizzarmi su un lato di YouTube che da piccolo non riuscivo mai a ignorare, cioè quello delle creepypasta. Nella mia epoca le creepypasta erano leggende che apparivano in moltissimi video di YouTube, tantissimi video di YouTube. E ovviamente io guardavo tutti quei video di YouTube. Cioè era come se non volessi guardarli, ma lo facevo comunque per curiosità. E alla fine mi pentivo. Ma succedeva sempre ogni volta che guardavo un altro video. E alla fine li guardavo tutti. Jeff the Killer, Drowning Man, Smiley Dog, Slenderman e altri, per menzionarne alcuni di quelli che mi ricordo più famosi. Ma tra i miei ricordi ce ne sono moltissimi, di ogni argomento, di ogni cosa immaginabile. Quello che mi è rimasto più impresso però è stato un creepypasta che ho guardato su Phineas and Ferb. E oddio quanta caga mi faceva. Il video parlava di un episodio maledetto e racconta l'episodio maledetto e bla bla bla. Ma la cosa che da piccolo mi ha fatto davvero sentire il caldo nel culo è stato quando alla fine del video diceva che se lo raccontava un'altra persona, Perry l'ornitorinco sarebbe arrivato a casa tua a cucirti la bocca. È ovvio che ora direte... Questo scemo ci ha creduto, ma ricordate, io avevo dai 7 anni in giù per quest'epoca e mi fidavo di tutto quello che vedevo. Tornando alla storia, i miei genitori si sono accorti che avevo la faccia di uno che sta trattenendo una scoreggia in classe da un'ora, quindi mi hanno chiesto cosa non andava. Ebbene, io ho dovuto raccontare tutto, mentre fiumi di lacrime mi cadevano dagli occhi. Mio padre a quel punto ha un po' riso e poi mi ha cercato di calmare con la logica, dicendomi che no. Perry è solo nel cartone, non è reale, non può uscire dalla TV. Ma io continuavo a pensare che quella notte non sarei stato più in grado di parlare per tutta la mia vita. Non vi racconto neanche come sono riuscito a dormire, perché neanche io lo so. So solo che quando mi sono risvegliato, mio padre mi ha subito detto: "Perché hai la bocca cucita?". Dopo quel momento mi è sembrato tutto rallentatore mentre alzavo la mano per toccarmi la bocca e dicevo a mio padre: "Che intendi con ho la bocca cucita, davvero?". Per poi scoprire con un grande senso di sconfitta che mi stava prendendo per il culo. Dopo che lui, con un sorriso degno di Yujiro Hamma, si gira e va in cucina, come quando nei film i protagonisti camminano mentre dietro c'hanno un'esplosione gigante. L'unico aspetto positivo, perlomeno, di questa storia è che da quel momento non ho avuto mai paura verso i creepypasta o in generale cose sull'internet, e quindi alla fine ho imparato qualcosa, anche se praticamente un giorno intero ho avuto la caga che mi arrivasse Perry l'ornitorinco in camera. Purtroppo però questo è tutto. E se queste storie vi sono piaciute, lasciate un commento e ditemi se ne volete altre. Lasciate un like perché apprezzo assolutamente il supporto. E ciao Froci.